Siamo con Francesco Venturini, che è il numero uno di Enel X, che è una società di Enel Group. Enel X fa molti mestieri, ma quello che interessa a noi più da vicino è il fatto che è il più importante installatore e gestore di infrastrutture di ricarica in Italia e uno dei più importanti in Europa. Allora, la prima domanda che le faccio, ingegnere, è questa. Noi ci incontrammo a settembre 2019 a Misano, quando c'era il Gran Premio della MotoE, no? E in quell'occasione lei mi disse: guardi, l'anno 1 dell'elettrico è il 2021, perché allora si venderanno più macchine e saremo anche a posto con l'infrastruttura di ricarica. In mezzo però c'è stato un piccolo inconveniente che si chiama Covid-19, quindi dobbiamo posporre i suoi programmi o ci stiamo arrivando? Io non vedo una situazione in cui dobbiamo posporre i programmi. Secondo me quello che è successo con il Covid, ovviamente si sono di molto rallentate le vendite di automobili in generale. Poi abbiamo avuto negli ultimi 2 mesi dell'anno un certo aumento delle vendite dell'elettrico. Il tema è la gente in questo momento sta cercando di capire come andare a fare un prossimo investimento così importante come un'automobile. E quindi se scegliere un'automobile tra virgolette vecchia o un'automobile tra virgolette nuova. E si sta prendendo il tempo per fare questa scelta. Noi vediamo da un punto di vista di mercato un'accelerazione sia da un punto di vista infrastrutturale. Per noi il 2021 sarà un anno importantissimo, l'avevamo detto 2 anni fa, lo sarà sicuramente, poi magari parliamo un attimino dei piani, ma vediamo anche un'accelerazione di investimenti importanti da parte di tutto il settore dell'automotive, con grandissimo fermento. Cioè, basta aprire un giornale per vedere che ci sono grandi operazioni di tutti i tipi che stanno spingendo in maniera importante sull'elettrico. Aggiungo, assumendo che il mercato borsistico sia quello che dobbiamo prendere in considerazione per guardare il futuro, da un punto di vista di operazioni, in particolare su tutto quello che è transizione energetica e trasporto elettrico, stanno avvenendo delle cose abbastanza sorprendenti, in particolare sul mercato borsistico americano, che ripeto, se sono un segnale di quello che succederà nel futuro, ecco, ci dicono che l'accelerazione sta avvenendo e sta avvenendo proprio nel 2021. Ecco, ma si parla di reti di ricarica in generale, però si omette un po' di ricordare che c'è una bella differenza fra le ricariche in corrente alternata e le ricariche invece in corrente continua più potenti, insomma. Adesso sta cominciando un po' in tutta Europa una richiesta molto forte di ricariche appunto in DC sopra i 50 kW. Voi a che punto siete? Perché mi sembra che in una fase chiaramente siete più andati, diciamo, sulle colonnine di città di prossimità fino a 22, no? Adesso però appunto vediamo che Germania, Francia, c'è un grosso investimento sulle reti di ricarica anche in autostrada, per esempio, per rifornimenti più rapidi. Enel X cosa sta facendo? Allora, sicuramente ci sta un percorso che va ovviamente fatto passo passo, anche da un punto di vista infrastrutturale, così come sta avvenendo per quanto riguarda tutta la parte dell'automezzo. Il tema vero è che pochi sanno che le automobili elettriche che venivano prodotte fino a ieri, nella realtà non si potevano caricare a grandi potenze. E soltanto le automobili che stanno uscendo ora hanno questa possibilità. Quindi era inutile andare a fare grandi investimenti su stazioni di ricarica a grande potenza quando poi non ci stavano automezzi che le potessero effettivamente utilizzare. Quindi il piano che avevamo costruito insieme, tra parentesi, all'industria dell'automotive, non è che ce lo fossimo inventati da soli, era quello di, prima di tutto, permettere una grande capillarità delle stazioni di ricarica in tutto il paese. E dobbiamo dirlo, in Italia tu puoi andare tranquillamente in auto elettrica dalla Sicilia alla Val d'Aosta senza grossi problemi. Quindi trovi stazioni di ricarica, non soltanto di Enel X, che ti permettono appunto di fare tutto il tragitto. Il 2021 cambia completamente la strategia, cioè si entra in fase 2, si entra in una situazione in cui dobbiamo sempre di più installare stazioni ad alta potenza. Noi stiamo per inaugurare la prima stazione ad alta potenza all'interno di una città. Questo avverrà la prossima settimana a Roma. E poi è nostra intenzione di dotare tutti i capoluoghi di provincia con stazioni di alta potenza all'interno della città.
Come sapete bene, le stazioni di alta potenza le abbiamo già, le stiamo distribuendo sul paese, le stiamo distribuendo in questo momento ancora fuori dall'autostrada, ma in prossimità delle uscite dell'autostrada, in attesa che il decreto che obbliga i concessionari autostradali venga applicato, e quindi a partire dalla fine del 2021 si vedranno, inizieranno a vedere anche stazioni di ricarica di alta potenza sull'autostrada. Quindi la bellezza dell'elettrico è che ci permette contemporaneamente di ricaricare la macchina a casa o in ufficio. E qua parliamo generalmente di stazioni di ricarica che girano tra i 3 kW e mezzo e i 22 per gli uffici che si possono permettere di avere questa potenza disponibile. Andiamo poi sulle stazioni di ricarica che vediamo sui marciapiedi, per strada, per quando uno parcheggia la macchina, che non ha un garage, ad esempio, per poi arrivare a stazioni di alta potenza che ti permettono di ricaricare l'automobile, per alcuni casi addirittura in meno di 20 minuti. Lo devi poter fare sia in città, perché magari devi andare di fretta dalla tua città a un'altra città, sia in autostrada, perché sicuramente non vuoi perdere tempo. Tutto questo è tutta infrastruttura che si sta mettendo in Italia, in tutta Europa, negli Stati Uniti, in Asia, e con la joint venture che abbiamo appena annunciato si inizierà a fare pure in India, e Enel X è presente dappertutto con il medesimo piano in ogni parte del mondo. Ecco, torniamo un attimo all'autostrada, perché chiaramente questo è stato un bullus dell'Italia, no? Il fatto che si dovesse uscire al casello per appunto fare la ricarica, poi dopo rientrare e ripartire, perché Autostrade per l'Italia, per la verità, ha annunciato un piano per circa 140 colonnine, no? Adesso la Francia, invece, il governo ha stanziato 100 milioni per mettere una ricarica ad alta potenza in tutte le stazioni di servizi autostradali. Ecco, lì ci siamo quasi, o dobbiamo aspettare appunto ulteriori passaggi come il decreto che citava lei prima? Allora, intanto per cominciare vorrei sottolineare che non è un problema esclusivamente italiano. Questo tema delle concessioni autostradali è stato un tema molto diffuso in Europa, purtroppo. Quindi il concessionario ha la possibilità di decidere chi investe all'interno della concessione o meno. Del resto la concessione funziona così, nessuno si attendeva all'evoluzione verso l'elettrico ai suoi tempi, e quindi il vulnus parte da quando sono state date queste concessioni anni fa. Quindi non è soltanto un problema italiano, anzi. In Italia è stato fatto un decreto che obbliga i concessionari autostradali a questo punto a mettere le stazioni di ricarica all'interno delle autostrade, e è stato costruito abbastanza bene, perché nel momento in cui a scadenza di un determinato periodo non lo facessero, perdono il diritto dettato dalla concessione per quanto riguarda la loro possibilità di scegliere con chi andare a fare le stazioni di ricarica. Quindi automaticamente tutti si possono proporre per andare avanti e farlo. Quindi stiamo parlando che entro la fine del 2021 devono aver già deciso e si devono essere mossi per fare installazioni. Noi siamo ovviamente in contatto con tutti i concessionari e ci aspettiamo di poterli supportare in questa attività. Ricordo che per noi ovviamente la mobilità elettrica è un business, però quello che a noi più importa è che venga elettrificato il trasporto, punto. Quindi noi siamo qui per supportare tutti, non abbiamo amici o nemici, sicuramente aiuteremo tutti. Ecco, a proposito di supportare tutti, molti con Vai Elettrico si lamentano del fatto che è molto difficile installare una ricarica nei condomini, no? I condomini sono un po' il buco nero anche, perché chiaramente ci sono difficoltà con i condomini e anche spesso normative. Ci si aspettava molto anche dal 110%, che so che è un tema che voi conoscete molto bene. Ecco, qui che cosa si sta muovendo? Perché, insomma, a leggere le mail che ci arrivano la situazione è un po' ferma, mentre invece il grande vantaggio dell'elettrico sarebbe chiaramente di ricaricare a casa la notte mentre si fanno altre cose, senza più bisogno di andare alla stazione di servizio o anche alla colonnina pubblica. Allora, ci sono vari temi. Purtroppo l'Italia è sempre un paese complicato, no? Noi abbiamo leggi per tutto,
Poi purtroppo queste leggi spesso non vengono osservate e quando poi si costruisce qualche cosa di importante, come ad esempio l'ecobonus, si scopre che le leggi degli ultimi 10 anni sono state create per evitare abusi, per trasformare i garage in ambienti sicuri, eccetera, eccetera, e questo blocca l'evoluzione della normativa attuale. Quindi il tema dell'ecobonus purtroppo sui condomini è un tema complicato. Difficilmente troverete lavori sui condomini in grandi città, ad esempio Roma, perché la normativa passata blocca la normativa attuale. Faccio un esempio, basta avere un abuso su un terrazzo, quindi una copertura non condonata, e tutto questo blocca la possibilità del palazzo di accedere all'ecobonus. Quindi la stessa cosa vale con la parte dei parcheggi. Quindi il tema è bisognerebbe semplificare, bisognerebbe purtroppo tornare indietro e quello che è stato fatto non seguendo le giuste direttive di legge del passato trovare una soluzione, perché altrimenti si ferma tutto, come sta succedendo. E questo è un tema. L'altro tema è che spesso e volentieri le persone non si rendono conto che nel garage non è così facile arrivarci da un punto di vista proprio della disponibilità della potenza, e su questo bisogna fare alcuni esercizi, alcuni lavori. Non è tutto così immediato, però sono tutti ostacoli che vediamo, che con pazienza e perseveranza, che purtroppo sono caratteristiche che a noi italiani non possono mancare, visto dove viviamo, alla fine si riesce a fare sostanzialmente tutto. Noi, da un punto di vista delle vendite, perché secondo me sono un grande segnale di quello che sta succedendo in termini di cambiamento, ecco, le vendite di stazioni di ricarica residenziali stanno moltiplicando mese dopo mese. Quindi non è necessariamente l'ecobonus che sta spingendo. Noi vediamo persone che si stanno dotando comunque di stazioni di ricarica, spesso e volentieri addirittura prima di aver acquistato la macchina elettrica, e lo fanno perché sanno che sta per arrivare, vogliono essere pronti per il cambiamento che faranno magari a 3, a 6, a 9 mesi, e quindi si stanno portando avanti. Abbastanza impressionante questo fenomeno qui, così come l'ho appena descritto. C'è gente che si dota di stazioni di ricarica ancora prima di aver comprato la macchina elettrica, però sta avvenendo. Ecco, quello che lei sta dicendo mi fa pensare che voi, come tutte le grandi società, monitorate costantemente quello che è un po' l'umore dei vostri clienti, no? Ecco, in Italia che cosa è che soddisfa di più e che cosa invece scontenta di più tra chi usa l'auto elettrica già oggi? Non parlo solo della ricarica, ma parlo in generale, cioè l'umore com'è? Di gente che non tornerebbe indietro o di gente che invece vede ostacoli per cui rimpiange la sua vecchia macchina a benzina o a gasolio? Allora, io a me piace parlare per esempi, perché altrimenti poi le cose rimangono un po' troppo sospese nell'aria. Noi abbiamo un numero abbastanza elevato di mezzi elettrici che passano per Enel X, per una serie di motivi. Uno, le aziende dell'automotive ce li forniscono per fare le prove. Due, perché noi forniamo macchine elettriche per i nostri dipendenti che per lavoro si devono spostare. Tre, perché utilizziamo tante macchine elettriche per fare i test di tutte le nostre apparecchiature. Quindi, come potete immaginare, girano tante auto elettriche all'interno dei nostri parcheggi. Queste sono spesso e volentieri a noleggio, e quindi il noleggio in 1, 2, 3 anni scade. Noi riceviamo costantemente richieste sia dai nostri dipendenti, sia da amici dei nostri dipendenti, di acquistare queste automobili, perché ovviamente le comprano a sconto quando scade il noleggio. Ed è un fenomeno in costante crescita, tanto che non riusciamo a rinnovare o a soddisfare tutte le richieste. Questo un anno fa non avveniva. Quindi c'è tanta gente che vuole passare all'elettrico, sta cercando di farlo in tutte le maniere più convenienti possibili.
E da quello che io sento difficilmente tornerebbe indietro, ma per tutta una serie di comodità. Una volta che hai veramente la possibilità di ricaricare la macchina a casa e ti puoi spostare al centro, hai tutta una serie di agevolazioni anche dal punto di vista dei parcheggi e ti rendi conto che poi alla fine dal punto di vista della manutenzione è una macchina che non costa, alla fine ti fai quattro calcoli e vedi che non solo è più divertente, ma anche conviene dal punto di vista economico. Ecco, a proposito dei quattro calcoli, una cosa che noi vediamo è che molti nostri lettori ci raccontano che per loro l'elettrico è stato anche un cambio di mentalità più complessivo, diciamo, nel loro rapporto con l'energia. Quindi cominciano a pensare di mettere i pannelli solari, insomma, tutta una serie anche di risparmi, perché insomma si ragiona nei confronti dell'energia, grazie all'automobile, in un modo diverso rispetto a prima. È una cosa che riscontrate anche voi, cioè che questo diventa un primo passo verso un modo di gestire, diciamo, il proprio rapporto con l'energia e anche con i quattrini che si spendono con energia diverso. Sì, assolutamente, tanto che noi stiamo uscendo fuori con tantissimi prodotti che spingono verso l'elettrificazione. Siamo usciti in sordina prima di Natale con un prodotto che si chiama fotovoltaico plug and play, che è sostanzialmente un pannello fotovoltaico da 350 watt che uno può installare sul suo terrazzo, e l'installazione è semplicissima, a parte i ganci che servono per andarlo a installare sulla ringhiera del proprio palazzo, ma basta infilarlo nella spina per produrre energia. In questo momento siamo in fase di test commerciale e lo lanceremo con sicuramente più rumore nelle prossime settimane. Vediamo che ci sta un forte riscontro da parte del pubblico. La gente ha voglia di... Io non penso sia un tema soltanto di risparmio, anzi ha voglia di divertirsi con l'energia, capirne di più e se possibile fare la cosa giusta. Ora, fare la cosa giusta ovviamente non vuol dire soltanto autoprodursi l'energia, vuol dire anche capirne di più e cercare di capire quello che uno fa tutti i giorni, che effetto c'ha sul mondo che lo circonda. Ecco, uno degli effetti forse positivi della pandemia è che ha dato tanto tempo a tutti noi di pensare effettivamente che cosa significa vivere in questo mondo in maniera diversa. E la gente quindi sta reagendo in positivo. Ecco, ultimissimo. Posso inserirmi un attimo, visto che è venuto il discorso della pandemia, delle conseguenze e dei rimedi, no? Qui partirà il Recovery Plan, che riserva la transizione energetica circa 80 miliardi, cioè un terzo del totale. Ecco, io chiedevo a lei, ingegnere, secondo lei quanta di queste risorse finanziarie potrebbe o dovrebbe essere destinata alla mobilità elettrica? E in che direzioni, secondo lei, dovrebbero indirizzarsi, non so, incentivi, contributi, rete, ricerca, filiera? Ecco, una sua valutazione. Il nostro paese ha tanto bisogno di opere infrastrutturali in generale. Quando parliamo di mobilità elettrica, io ci terrei a sottolineare il fatto che mobilità elettrica non si traduce in Tesla, perché spesso e volentieri ci sta questa equazione, che è un'equazione sbagliata. Mobilità elettrica vuol dire elettrificare, o meglio, tentare di decarbonizzare il trasporto. Questo significa che noi dobbiamo cercare di decarbonizzare tutto quello che è trasporto. Quindi non è soltanto l'automobile ad uso privato, ma parliamo di tutto quello che è il trasporto pubblico. Parliamo di tutto quello che è il trasporto pesante, per il trasporto merci, ma parliamo anche del trasporto navale, del trasporto aereo, su cui ci stanno fortissime evoluzioni sia da un punto di vista tecnologico, sia da un punto di vista di atteggiamento delle aziende che sono in questi business, perché anche loro hanno una forte spinta a decarbonizzare. Un po' spinte dagli investitori all'interno di quelle aziende, un po' spinte dagli utilizzatori del prodotto di quelle aziende. Quindi, secondo me, quello che va fatto in termini di recovery fund è due cose. Da una parte va ripensata in maniera intelligente l'infrastruttura, cioè bisogna capire
da una parte qual è la tecnologia che in questo momento promette di più, non dimenticare di continuare a fare progetti pilota su tecnologie che potenzialmente potrebbero dare soluzioni in futuro, e questa è la parte più infrastrutturale. Allora, se devo andare a parlare di tecnologia che promette di più, andando a considerare gli investimenti che sono stati fatti dal settore dei trasporti in generale sull'elettrico, forse quella è la tecnologia che in questo momento sicuramente ci permette di avere un'idea di come ci si sposterà nei prossimi 10 anni. Esiste poi l'opzione idrogeno, in particolare idrogeno verde? Sicuramente, bisogna sicuramente portare avanti dei progetti, chiamiamoli pilota, per non rimanere indietro, come abbiamo rischiato di rimanere indietro nel campo delle batterie, e continuare a studiare. Noi siamo un paese industriale, necessita quindi che ci sia sempre una visione industriale anche sulla parte infrastrutturale. Poi, ricordando che è un paese industriale, non ci dobbiamo dimenticare che vogliamo creare filiera, vogliamo costruire anche noi, essere parte di questo movimento, questa transizione energetica e digitale, perché ricordiamoci che la transizione energetica non avviene se non esiste pure la transizione digitale che la accompagna. E quindi dobbiamo investire in filiera. Noi siamo storicamente buoni produttori di automobile, dobbiamo continuare a cercare di farlo. Noi siamo storicamente stati ottimi produttori di autobus per il trasporto pubblico, dobbiamo continuarlo ad esserlo. Siamo grandissimi produttori di biciclette, dobbiamo continuarlo ad essere. Attenzione alle biciclette, tutti i mezzi che riguardano il cosiddetto ultimo miglio stanno evolvendo in maniera mostruosa. Noi dobbiamo essere in quel mercato. Noi siamo produttori di buona parte di pezzi di aerei, li facciamo sia per la Boeing che per l'Airbus. Abbiamo un centro tecnologico da questo punto di vista, in particolare nella regione Puglia, che è importantissimo. Abbiamo interi gruppi che si occupano della costruzione navale e della costruzione aerea in Italia, importantissimi e anche partecipati dallo Stato in buona parte. Ecco, lì bisogna continuare a fare investimenti. Che il Mediterraneo debba cambiare da un punto di vista di atteggiamento nei confronti della sostenibilità, che si debba investire in porti verdi, in navi che siano elettrificate e contemporaneamente decarbonizzate, non è leggere il futuro ed essere coscienti di quello che è il presente. E se non lo facciamo, lo farà qualcun altro. Punto. Va bene, io avevo un'ultima domanda rapidissima, se c'è ancora un secondo di tempo. Vai. E che è una curiosità che ci viene spesso richiesta, e cioè come calcolate la tariffa delle ricariche? Perché la gente sa come veniva calcolato il prezzo della benzina, le accise più il costo del petrolio, più naturalmente il margine del distributore. Ma ci chiedono, ma come fanno? Perché poi ogni società giustamente calcola la sua, ma Enel X, essendo il leader, chiaramente diventa il riferimento. Noi abbiamo un tema di leadership, poiché noi siamo il 90% del mercato in questo momento, dobbiamo evitare situazioni che si sono verificate in passato con aziende che avessero una tale posizione di mercato. Quindi ricordiamoci che il mercato è sempre diviso tra il cosiddetto CPO, cioè quello che possiede e gestisce l'infrastruttura, e il cosiddetto MSP, che è invece la società che si occupa di erogare il servizio al cliente finale. Allora, noi siamo sia CPO, perché abbiamo la nostra infrastruttura, che MSP. Come CPO noi dobbiamo fornire al mercato una tariffa che sia uguale per tutti e contemporaneamente dobbiamo dimostrare a noi stessi prima di tutto, ma poi anche all'autorità che si occupa di regolazione del mercato, che quella tariffa copre i costi dell'investimento. Quindi viene calcolata in maniera molto scientifica, ma direi comunque ragionieristica, viene calcolato un prezzo che è il prezzo dell'investimento fatto con un minimo di remunerazione. Sto parlando veramente di un minimo di remunerazione sopra. Dopodiché l'MSP è quello che prende quel costo lì, ci aggiunge il costo dell'energia e vende il servizio al cliente finale. L'MSP può decidere di assorbire parte del costo, alcuni lo fanno, dare, tra virgolette, il servizio sotto costo all'acquirente finale. Quindi quando vedi tariffe che sono più o meno alte,
dipende da che tipo di atteggiamento commerciale ha avuto l'MSP nei confronti del cliente finale, quindi se ha voluto assorbirsi o meno parte del costo. Questa è sostanzialmente la struttura di mercato in questo momento. Perfetto, grazie Ingegner Venturini, a presto. Grazie a voi, buona giornata. Arrivederci, grazie. Arrivederci. Arrivederci.